Raga, un imperativo oggi: vincere, vincere e vincere. State a vedere, mollo detto. Cioè, raga, ho problemi tecnici. Un secondo, Mamma mia, tutte le pedaliere della chitarra. Accidenti a voi. The Champions! No, beh, questo non me lo potevo perdere, dai. Bello distorto nel microfono. Che partita. Ok, allora, discorsino preliminare. In Champions ho sempre detto, soprattutto con una rosa così, una rosa in costruzione, dico sempre, una sconfitta coperta da una buona prestazione, ve la perdono. Lo dissi dopo aver perso con l'Atletico Madrid all'andata l'anno scorso, che ci fu quel furto. Lo dissi dopo aver perso ad Anfield, che comunque sì, siamo stati polli, ci siamo fatti rimontare, ma comunque si fece una signora partita. Lo dissi anche al ritorno con Liverpool, perché alla fine c'era una squadra che ha fatto 18 punti nel girone, quindi che volevate chiedergli? Stessa cosa vale per l'ultima partita col Chelsea, che è stato un risultato super bugiardo, intanto perché lo stadio è vuoto. Però oggi, ragazzi, vista la classifica, visto che abbiamo un piede dentro, un piede fuori, mi voglio rimangiare tutto. Oggi è ammessa solo la vittoria, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1. Non importa, non importa niente. Oggi la vittoria conta solo una cosa: vincere, punto. E più che altro, ragazzi, andiamo a Zagabria con la corazzata anti-croati. Gabbia e Tatarusanu, mamma mia che bello. Gabbia e Tatarusanu, mamma mia che bello. Dai, che la maglia bianca in Champions porta sempre bene, dai, ti abbiamo iniziato, su. Ne abbiamo suonati tre all'andata e ne possiamo suonare anche altrettante al ritorno. Dai, 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 dai. Comunque avevo detto stadio vuoto prima. In realtà la tribuna frontale è vuota, però le altre tre sono gremite, raga. Vengo da una sessione di ore e ore di FIFA. Cazzo, sembra che qua giochino a rallentatore. Sì, ma è colpa di FIFA e non del Milan. Precisiamo, precisiamo. Si è fatto male il portiere intanto. Loro. Noi abbiamo già dato. Tre vittorie consecutive che l'hanno qualificato. Buono Carletto, c'è Giroud, c'è Giroud. Guardalo, guardalo, guardalo. Tutto gol mancino, ancora De Ketel. De Ketel, buono. Arriva in fondo, dentro. Giroud di tacco, Livakovic. Era fuori gioco. Grande giocata di Carletto. Oh, io lo difendo, è inutile che venite qua. Io lo difendo. Anche se poteva tirare a questo punto. Fatto 99, fai 100, tira. Rebic. Leao. Quelli di Rafa Leao. Dentro a Kier. Murato, Murato. Carletto. Carletto. Dalla Leao. Ci pensa lui. Palla del portiere. Perché ha fatto il pallonetto? Sì. Attenzione a Petkovic, il sinistro. Beh, lasciatelo andare, tranquilli, eh. Calulu, che svirgoli? Calulu, che svirgoli? Che svirgoli? Che svirgoli? Orsic, attenzione, sto qua è bravo. Al cross, testa, libera Gabbia. Che bravo. Che palla golosa. Che palla golosa che hanno avuto. E hanno ancora palla loro, però, ragazzi. Stanno aumentando, stanno aumentando. Se andiamo sotto, son cazzi. Se andiamo sotto, son cazzi. Tatarusanu, però, trattienile quelle palle. Petkovic tira da fuori una bomba. Kier, meno male. Gol del Benfica. Oh no. Oh no. Antonio Silva, quello che ho preso alla carriera di FIFA. Ma pensiamo a noi. Pensiamo a noi perché è lunga. Stiamo difendendo bene sti qui. Corti, compatti e vaffanculo. Siamo noi che ne abbiamo tre avanti, quattro dietro, cinque a pisciare. Uno che fa le parole crociate. E questo è il problema. Rafa per Rebic, no. La palla era sfilata. Rebic non è riuscito a colpirla. Hanno alzato il muro. E non li biasimo, Poi magari gli fai un gol di culo e si alzano tutti, Cioè sti qua cantano Milan, Milan vaffanculo in italiano. Ma che molto, che molto cazzo di problemi ci hanno. Vi ho capito? Cioè cominciò a fare gol Rafa. Tonali al limite. Tonali. Rebic. E tiraci, cazzo. Non tira. Non tira sto qua. Non tira. Non tira. Eri dritto per
dritto, coglione! Eri dritto! Tira! Non riesce a far arrivare la palla. Vuole saltare il difensore a 3 metri dalla porta! Tira! Palla filtrante. Cazzo! Bohan Rami attaccato, va indietro, che Rebic ha rubato palla al portiere. Il croato in anticipo sul... Vabbè, qua non ci può fare niente, abbiamo fatto un pressing della Madonna. Vabbè, lì scivoli, la palla va sul fondo. Giroud! La parata di Ivakovic, finalmente qualcuno che ha tirato. Vabbè, ha fatto una grande parata, Bella! Teo per Leao, appoggia la bena che tira. La da a Sandro, che anche lui non tira. Poteva tirare di prima. Ma non riesce ad andare in porta. Leao, vabbè. Sì, ciao. Anche Tonali non tira. Ma vi siete messi d'accordo? Cioè, che poi non stiamo giocando neanche male, a parte quelle due sviste difensive che sono piuttosto gravi. Però che cazzo. Rebic, attenzione che t'attacca. Ma come sbracciando? Ma come sbracciando? Ma che cazzo fischi? Ah, noi ci fischiano cose a caso, ho capito. Bene, Godo, l'ha battuta male, Godo, coglione. Diaz non sta bene, se no avrebbe giocato lui. Però forse con una difesa così un trequartista più fisico potrebbe essere una buona soluzione. Bella dentro! Che sbatte su Matteo Gabbia! Matteo Gabbia non ci crede né lui, né io, né Pioli, né i tifosi a Zagabria. Non ci crede nessuno. Ma ha segnato Matteo Gabbia! Spuca dal nulla! E adesso mettetevi in otto in difesa, dai, su, forza! Mettetevi in otto in difesa! Dai! 1-0 Matteo Gabbia! In tuffo! Anche un gran bel gol, eh! Un ottimo movimento! Partita ovviamente a posizione regolare. Regolarissima. Grazie Ademi, grazie. Tonali ha messo una pala, c'è il gol al 50%. Tonali e Gabbia, che poi Gabbia con quel tuffo la manda tra le gambe del portiere. Andiamo su! La Juve 3-1, lo so. Ma che povera, ma che povera! Di Maria, portaci la Champions agli ottavi di finale. Godo. Finisce il primo tempo, intanto 1-0, meritato. Ci vediamo nel secondo. Ed eccoci qui, signori, il secondo tempo. Spacco bottiglioni, ammazzo famiglia. Dopo l'1-0 non ho visto una Dinamo Zagabria che ha provato a rimettere in piedi la partita. Bisogna continuare sulla linea di voler fare il 2-0, di metterla al sicuro. Un suggerimento che potrei dare è quello di far finta di stare 0-0. Grande De Keter, che porta palla, fa fallo e si becca anche il giallo. Grande, grandissimo. Uomo dei mille poteri. Oh, sta giocando bene Gabbia. No, dicevo che... Dai, che lo vogliamo Team of the Week a FIFA, dai. Grande Teo Hernandez su Misic. De Keter, dai, dai. Non ce la fa sto bastardo, non ce la fa. Gli ha dato una palla golosissima, Teo, non ce la fa. Rafa. Rafa è partito, Rafa, non lo sbaglia, Rafa! 2-0, Rafa! 2-0, Rafa! Che pasticcio difensivo, ragazzi! Cioè, gol della Madonna! Ma qui si sono scontati i difensori, hanno fatto il... Mamma mia! Comunque meritato! Non ci ha pensato il belga, ci ha pensato Rafa! 2-0, ragazzi, stiamo giocando la partita perfetta! Bene così! Non è che si sono scontrati, è che tipo la voleva toccare un difensore, poi la voleva toccare l'altro, l'ha tocchiata il secondo, Rafa ovviamente ha usato il fisico, è andato dritto e lì, ragazzi, davanti il portiere non ne sbaglia. E adesso, ragazzi, ho detto facciamo il 2-0, poi gestiamola. Io a questo punto, vedendo una Dinamo Zagabria così in difficoltà, io metterei il dito nella piaga adesso, 4-1 Benfica. Krunic per De Keter, te lo dovevi aspettare. Ante, è partito Tonali. Solito Tonali. Dentro verso Giroud, Livakovic. Che colpo di testa, ragazzi. Ha fatto due colpi di testa Giroud. Minchia. Comunque, al netto delle cose, abbiamo rischiato un po' nel primo tempo. Ma dopo il gol, cioè,
questi qua sono spariti. Esattamente così è successo. Rischia tutto per tutto. Ciacic, ben calcio di rigore. Calcio di rigore qui. Sicuro. Giallo. Un immenso, giallo per il fratello di Cucurella, che è Ljubicic. Tacco di Rebic, Tonali buttato sul calcio di rigore netto. Giroud contro Livakovic. Giroud. Oliviero 3-0. Che bello, che bello, che bello ragazzi, che bello, che bello. Poi rigore perfetto, sotto l'incrocio, piantato lì, e Livakovic indovina anche l'angolo. Ha poco da fare, 3-0 ragazzi, beh 7 gol in 2 partite per ora. Grandi ragazzi. Qua vabbè, qua il rigore è netto. Qua ci basta un pareggio contro il Salisburgo e non possiamo fallire. Volete mandare il Salisburgo agli ottavi, dai. Va bene l'italiano che mette anche un Bucarami, attenzione. Poi Orsic lascia lì. Orsic, grande Tatarusano. Una parata che fa dove non gli calciano addosso. Beh, non ditemi di no, su. Leao per Giroud. La paratissima di Livakovic, angolo, era anche regolare. Teo per Giroud. Parata di Livakovic. Rafa. Rafa, 3-0 non basta. Dobbiamo farne 4. Non riesce a tenerlo Leao. Eccolo lì, Leao, Leao, Leao. Leao, dentro Giroud, non ci credo. Autogol! Ma che autogol ha fatto, raga? Sto Ljubicic ci ha fatto il fallo da rigore, si è fatto un autogol della Madonna. Giroud aveva lasciato la palla. Leao deve aver fatto fallo, ma che gol di merda è? 4-0 al 70esimo. Perfetto, ragazzi, perfetto. Mette cross per Giroud che vuole agganciarla. Sbatte addosso a Ljubicic che va a porta. Vabbè, 4-0. 8 gol in 2 giorni. Per quello avevo detto finora. Perché erano 7, adesso sono 8. Al secondo posto, una tra Milan e Salerno. Oh! Orsic, vabbè, è l'unico che ha voglia di giocare in quella squadra. 4-3 Juve. Dentro Origi, fuori Giroud. Dai, 10 minuti solo che fa giocare. Origi? Origi? Pobega! Fuori gioco. Ah, no. Ce l'ha avuta questa paura. Sì, fuori gioco netto. Vabbè, dai, 5 sul campo. Sul 4-0 ha poca influenza. Guarda dietro. Un ottimo Krunic, può andare in porta. Krunic! Mamma mia, che azione che ha iniziato Krunic! Krunic! No, dalla Origi! Livakovic! No! Il gol della merda! Ok, Krunic non ha mai giocato a FIFA, ho capito. Se mi sbagliate questo contro il Salisburgo, contro il Torino, li uccido. Lo facciamo adesso il quinto? Rebic! Niente, calcio fuori, incredibile. Finisce qui senza recupero. Oh, non ce la facciamo a fare il quinto gol. Comunque va bene. Su Twitch ci vediamo anche per altre live, ma ci vediamo soprattutto sabato. Sabato sera, ragazzi, partita di punta. Torino-Milan 4-0, ci vediamo su YouTube perché vado a fare il post partita Addison Fire su YouTube, ci vediamo direttamente lì e questa live reaction uscirà recappata domani. Bacioni, forza Milan, i campioni dell'Italia siamo noi, chissà perché.